Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. Tra fine aprile ed inizio maggio partirà il bando del piano lavoro del concorso per selezionare 10.000 persone. Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della cerimonia di intitolazione di una nuova strada nella zona industriale di Salerno. Sentiamo. Solo il lavoro può garantire ai giovani di non fuggire da questi territori. Ecco perché noi abbiamo fatto una scelta diversa dal reddito di cittadinanza, puntando alla creazione di posti di lavoro. Tra fine aprile e inizio maggio partirà il bando del piano lavoro del concorso per selezionare 10.000 persone. Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della cerimonia di intitolazione di una nuova strada nella zona industriale di Salerno, dedicata all'imprenditore e già presidente della Camera di Commercio di Salerno, Antonio Pastore. Purtroppo, ha sottolineato, diventa difficile sostituire nei numeri quanti andranno in pensione con la quota 100 perché non sarà strettamente correlata alle sostituzioni. Ma noi abbiamo avuto due misure da parte del governo che sono nate per ragioni esclusivamente propagandistiche e senza che si siano valutate prima le conseguenze delle misure stesse. La prima, quota 100. Stanno andando in pensione centinaia di medici, decine di primari. Diventa davvero complicato sostituirli in poche settimane. Tenete conto che nel frattempo hanno bloccato anche le possibilità di assunzione della pubblica amministrazione, quindi una misura assolutamente irresponsabile. E poi ovviamente abbiamo la misura che riguarda il reddito di cittadinanza, fermo restando che è doveroso dare una mano alla povera gente. Sostenere le famiglie, ma ci troviamo di fronte alle contraddizioni francamente incredibili. Nel frattempo sono tagliati i contributi per gli asili nido alle famiglie, nel frattempo vengono bloccati gli aumenti alle pensioni superiori ai 1.500 euro che non possono più recuperare aumento del costo della vita, quindi stanno perdendo potere d'acquisto, ma soprattutto non si coglie il dato di fondo. Reddito, cittadinanza e quota 100 significa investire. Spendere 11 miliardi di euro presi a prestito. Non stiamo utilizzando ricchezza prodotta dall'economia italiana, stiamo utilizzando debito per 11 miliardi. Se si immagina di protrarre negli anni queste misure, bisognerebbe mettere nel conto che ogni anno noi dobbiamo fare debiti per 11 miliardi. E questo in una situazione nella quale l'economia italiana è bloccata e quindi non sono prevedibili nuove entrate per il bilancio dello Stato. La situazione diventa davvero complicata. Reggeremo fino alle elezioni europee facendo propaganda. Dopo le elezioni europee i tempi saranno molto duri. Abbiamo fatto una scelta completamente diversa rispetto al reddito di cittadinanza. Noi siamo convinti che per bloccare la fuga di giovani verso il nord sia necessario dare non assistenza ma dare un lavoro. È soltanto il lavoro che garantisce a un giovane di farsi una famiglia, di comprarsi una casa, di continuare a vivere qui. Partiremo, credo, con il bando, con la pubblicazione del bando fra fine aprile e inizio maggio, sulla Gazzetta Ufficiale, dopodiché cominceranno le prove per selezionare le graduatorie per i 10.000 da mandare a lavorare la pubblica amministrazione nei comuni, negli uffici delle corti di appello di Napoli e di Salerno che hanno aderito al piano per il lavoro. L'obiettivo è di mandare a lavorare le prime migliaia di giovani a settembre di quest'anno. Sapete che la Regione paga per un anno la formazione professionale per 1.000 euro al mese. Dopo quest'anno e dopo un colloquio finale ci sarà la stabilizzazione di questi giovani. Credo che sia l'unica cosa seria messa in campo per il Mezzogiorno d'Italia e per i disoccupati del Sud. È stata dedicata all'imprenditore Antonio Pastore, già presidente della Camera di Commercio di Salerno, scomparso nel 2013, la strada di cui facevamo riferimento, che sorge all'altezza dell'arteria di Porta Est, la strada di collegamento tra Via Venner della zona industriale e la Litorania. La targa è stata scoperta questa mattina nel corso di una cerimonia alla presenza anche degli eredi. Sentiamo.
La toponomastica cittadina si arricchisce di una nuova intitolazione nella zona industriale di Salerno con una strada dedicata all'imprenditore Antonio Pastore, presidente della Camera di Commercio di Salerno, scomparso nel 2013. La targa è stata scoperta questa mattina nel corso di una cerimonia di intitolazione della strada che sorge all'altezza dell'arteria di Porta Ovest, la strada di collegamento tra via Venner e la Litorania. Alla cerimonia ha preso parte, unitamente agli eredi Pastore, al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che nel corso del suo intervento non ha mancato di ricordare la figura di Antonio Pastore, un personaggio straordinario, un grande uomo che amava definirsi piccolo, un uomo che si è fatto con le sue mani, ha detto, un imprenditore che è riuscito a costruire un'attività economica importante in città, un democristiano che non ha mai rinnegato le sue idee, molto legato alla famiglia, di grande intelligenza e dalla battuta sempre pronta. Assolutamente sì, è un atto doveroso, credo, intestare una strada ad Antonio Pastore e nella zona industriale, è un valore simbolico aggiunto, credo. Antonio Pastore ha contrassegnato con la sua vicenda umana e professionale una tappa importante della nostra storia recente. Erano anni della fiducia, dello sviluppo, del boom che in qualche modo noi tentiamo di ricordare per rinnovellarli, una nuova stagione di successi ci prefiguriamo davanti ai nostri occhi con la riqualificazione urbana, con l'aeroporto che per quanto mi dicono finalmente in sede ministeriale dovrebbe partire, quindi credo che ricordiamo Pastore, Antonio Pastore, con affetto, amicizia e con rispetto. Sì, lui amato ha scritto un piccolo libro, una cosa solo per noi familiari, in cui diceva che lui la mattina scendeva, perché lui scendeva sempre verso le 6 di mattina, doveva accendere il sole perché così poteva iniziare la giornata di lavoro, perché lui non parlava solo di lavoro, della famiglia e basta. Chiaramente con me avevamo degli scontri, chiamavo altre cose qualche anno fa, però ci lavoravo insieme. Però posso dire con certezza assoluta che papà ha previsto delle cose nell'85 che si sono verificate oggi, lo diceva anche il presidente del... Lui prevedeva delle cose perché amava proprio il lavoro, lo seguiva fino in fondo e aveva visto che stavamo andando alla deriva e poi è quello che è successo. Non mi aspettavo l'affettuosità che ha dimostrato l'amministrazione comunale e anche la Camera di Commercio, perché hanno dedicato a papà anche la biblioteca nella Camera di Commercio. Vedo che si è fatto volere bene, al di là del suo modo un po' burbero di fare e il suo modo di essere sempre bastian contrario, però ho visto che alla fine si faceva apprezzare la sua lealtà e per il suo modo di essere. Io ci ho lavorato insieme 40 anni, la cosa che più mi piaceva è la mattina quando andavamo a lavoro, lui guardava lungomare e si commuoveva, era sempre la stessa storia, per 40 anni tutte le mattine che andavamo insieme a lavoro, lui guardava lungomare ed era contento perché lui era nato là, era nato proprio al centro storico di Salerno e questa passione che si è portata dietro. E oggi il fatto che abbiano intestato lui, dedicato a lui questa strada, che poi è una strada della zona industriale ma è una strada molto frequentata, io ho visto che c'è una grossa frequenza, lo avrebbe reso realmente felice perché lui rimarrà per sempre nella città che amava. È nato il giorno di San Matteo, proprio lui lo riteneva un fatto predestinato, che anche il santo avesse voluto che nascesse quel giorno. E veniamo alla cronaca, entra in autostrada contromano un decesso e 5 feriti e questo è il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo in direzione nord tra gli svincoli di Padula, Buonabitacolo e Sala Consilina. Per cause ancora in corso di accertamento un'autovettura si è immessa in autostrada contromano impattando frontalmente con un'altra autovettura. Nell'impatto una persona è deceduta e altre 5 sono rimaste ferite. Sul posto gli uomini della polizia stradale, del 118, i vigili del fuoco, oltre alle squadre dell'ANAS per la gestione della viabilità. Provvisoriamente traffico è rimasto bloccato, deviato svincolo di Padula con rientro in autostrada a Sala Consilina. Potenziare le vie del mare, stop agli autobus superiori agli 8 metri, valorizzare il servizio pubblico. Sono queste le ultime proposte avanzate questa volta dal consigliere provinciale Dante Santoro per scongiurare ingorghi e congestionamento di traffico sulla strada della Divina. Sentiamo.
Stop agli autobus superiori agli 8 metri di lunghezza, potenziamento delle vie del mare, razionamento delle licenze per i privati, valorizzazione del servizio pubblico su gomme, razionalizzazione del traffico da e per la Costa Diva. Il consigliere provinciale Dante Santoro punta l'indice contro il traffico selvaggio che congestiona e rischia di creare caos e disagi in costiera amalfitana. Un problema che è diventato drammatico e noi dobbiamo intervenire. Purtroppo ci sono istituzioni dormienti e quindi abbiamo fatto delle richieste ben precise. Dobbiamo preservare questo patrimonio dell'umanità e dobbiamo tutelare il diritto alla vivibilità di migliaia di persone che ogni giorno ormai vivono situazioni incresciose. Abbiamo avuto episodi drammatici, un giovane è rimasto schiacciato da un autobus, ci sono state delle vittime in questi anni. Allora abbiamo proposto un piano costiera. Ai vari attori istituzionali noi chiediamo in primis di istituire il divieto agli autobus superiori agli 8 metri che sono incompatibili con la carreggiata della costiera amalfitana, strade strette, strade che non possono ospitare questi autobus di queste dimensioni. Poi chiediamo alla Regione, al governatore pro tempore, di darsi una sveglia perché serve intensificare i trasporti via mare. Bisogna decongestionare il traffico veicolare, quindi chiediamo traghetti, corse che vadano anche nell'orario pomeridiano. È assurdo che dalle 16 in poi non si possa andare e venire dalla costiera, chiediamo anche delle corse serali e notturne. Solo così si potrà cambiare il futuro della costiera amalfitana, solo così si potrà mantenere un turismo di qualità piuttosto che un assalto alla costiera, che è una bomboniera di cristallo e va trattata in maniera adeguata. Invece qualcuno la sta confondendo con un Luna Park e questo non va bene, questo è incompatibile con il nostro bellissimo territorio, la nostra costiera che va tutelata anche per le future generazioni. Non c'è rischio di un riverbero proprio sul turismo, che pure proprio perché insomma è una bomboniera, è sempre stato il fiore all'occhiello della costiera e il mare, la via del mare è importante, però naturalmente il mare è soggetto a condizioni che non sempre possono essere percorribili. La costiera fa un turismo di qualità, ha una capienza ridotta, non può essere presa d'assalto e quindi penso che sia proprio anche intenzione degli attori del turismo mantenere certi standard e non entrare poi nei giochi degli speculatori. Ho chiesto anche al presidente della provincia di darsi una mossa, non possiamo permettere che si dia. Ha parlato anche di targhe alterne, può essere una soluzione? Può essere una soluzione, noi siamo aperti ovviamente alle proposte delle associazioni, di amministratori locali, però oggi lanciamo delle proposte ben precise, anche la provincia deve fare la sua parte, il presidente non si può girare sempre dall'altra parte perché i problemi sono scomodi da risolversi, anche il fatto che licenze per linee private stiano fioccando negli ultimi anni non va bene, bisogna avere un trasporto pubblico su gomma che sia prioritario e bisogna poi razionare anche le autorizzazioni perché non possiamo lasciare in preda degli interessi dei privati quello che invece è un bene pubblico ed è un bene che deve essere garantito dalle istituzioni. Il Comune di Salerno sperpera soldi pubblici, aumenti incomprensibili quelli attribuiti al capostaff del sindaco di Salerno, l'avvocato Enzo Luciano, per i consiglieri comunali dell'opposizione Giampaolo Lambiase e Roberto Celano. Nel mirino gli 800 euro di aumento disposti dall'amministrazione comunale. Sentiamo. Banco l'aumento di stipendio disposto da una delibera di giunta in favore dell'avvocato Enzo Luciano. Al capo staff del sindaco di Salerno sono stati riconosciuti 800 euro in più rispetto ai quasi 6.000 euro di stipendio che già gli veniva riconosciuto dall'amministrazione comunale. Uno spreco, secondo i consiglieri di opposizione Giampaolo Lambiase e Roberto Celano, un adeguamento ai quadri dirigenziali secondo l'amministrazione comunale. 800 euro. Più i 6.000 già percepiti e questo è stato deciso con una delibera di giunta il 29 marzo scorso, subito dopo il Consiglio Comunale. E io credo che non sia legittima un decreto del sindaco che assume direttamente a tempo determinato l'avvocato Luciani con un incarico da dirigente del comune, senza un concorso, senza una pubblica selezione. E tutto questo avviene, questo aumento di stipendio, mentre vengono negati agli storici impiegati del comune anche dei minimi incentivi,
mentre sì, purtroppo ancora ci sono sprechi nelle spese da parte del comune, della finanza pubblica, e ci sono aumenti continui delle tasse, si è visto nell'ultimo consiglio comunale, delle tasse locali per i contribuenti. Io credo che bisogna cambiare completamente strategia per quanto riguarda anche gli impegni finanziari decisi nel bilancio comunale. Ci sono moltissime esigenze e priorità per i cittadini, dovrebbero essere utilizzati non solo per abbassare le tasse, diciamo, quelli che possono essere risparmi all'interno del bilancio, le tasse comunali, ma anche per realizzare servizi standard. Voi pensate che da un'analisi puntuale i costi e il personale delle società miste, quelle che erogano servizi per i cittadini all'interno del territorio comunale, sono quasi il doppio di quelle di altre società che si trovano in altri comuni, in altre regioni del nostro paese. Già percepiva quasi 6.000 euro lordi al mese. La cosa più scandalosa è che questo aumento è stato varato dalla giunta municipale subito dopo il consiglio comunale, che ha aumentato le tasse a carico dei contribuenti e soprattutto di alcune categorie produttive che già sono vessate in questa città. Quindi le tasse non servono per diciamo, offrire servizi efficienti ai cittadini e ai contribuenti, che sono i più tartassati d'Italia, ma servono per mantenere il sistema di sinistra, il sistema di De Luca, un sistema che noi vogliamo invece debellare, vogliamo abbattere, e piano piano ci riusciremo. E da Battipaglia invece ha preso il via questa mattina lo sciopero a tempo indeterminato dei lavoratori della Cooper Standard dopo l'attuale rottura della trattativa tra sindacati ed azienda. Sentiamo. È iniziato stamane dalle ore 6 lo sciopero a tempo indeterminato dei lavoratori della Cooper Standard di Battipaglia. Lavoratori del turno da 8 ore dinanzi ai cancelli per una giornata di serrata figlia della rottura tra sindacati ed azienda al termine della giornata di ieri della lunga trattativa al tavolo di Confindustria a Salerno, dove c'era attesa per la presentazione del piano industriale. E sul tavolo del confronto in via Madonna di Fatima non c'è stato accordo con Antonio Apadula della Filctem CGL, Gerardo Ciliberti della Femca CISL, Alessandro Antoniello della Wiltec Will, Giuseppe Baratta della Falc Confail, a redigere il documento assieme alle RSU della Cooper Standard di Battipaglia ed Oliveto Citra, con la prima ripercussione con lo stop di oggi. Forte preoccupazione, si legge nella nota dei sindacati, per le sorti dei siti salernitani. Le insoddisfacenti informazioni ricevute dalla presentazione del piano industriale in Confindustria, l'inasprirsi del rapporto conflittuale tra Cooper Standard ed FCA, i ritardi accumulati sull'assegnazione della nuova Compass e le incertezze sulle nuove acquisizioni avranno come conseguenza un impoverimento dei siti produttivi e contestualmente un calo occupazionale che riguarderà l'intero comparto sul territorio. Lavoratori e sindacati attendono adesso una nuova convocazione da parte dell'azienda. Ed ora invece ci spostiamo nella città di Cava dei Tirreni, perché il TAR ha confermato la tesi del comune metelliano, bocciando di fatto il progetto dell'ex Capitol presentato dalla società, che prevedeva la costruzione di un palazzo di 8 piani. Continua la telenovela legata al futuro dell'ex Capitol. Infatti la seconda sezione del TAR di Salerno, con una sentenza pubblicata nella giornata di ieri, ha respinto il ricorso presentato dalla Vismas SRL, la società proprietaria dell'immobile fatiscente situato in via Sorrentino, con la quale veniva chiesto l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del provvedimento relativo al diniego dell'istanza di demolizione e ricostruzione dell'ex cinema Capitol. In pratica, il progetto presentato dalla società che detiene l'immobile prevedeva l'abbattimento dello stabile fatiscente e la realizzazione di 8 piani, destinati a civili abitazioni, di uno spazio coperto di circa 500 metri quadri, di locali commerciali, alcuni dei quali con terrazza, giardino a copertura, piscina e verde, il tutto con un incremento volumetrico del 20% rispetto all'esistente. Più volte da Palazzo di Città tale proposta progettuale era
sia stata definita inaccettabile. Nello specifico, ora i giudici amministrativi hanno riconosciuto che il parere contrario della sovrintendenza è stato reso nel rispetto della scansione temporale del procedimento di autorizzazione paesaggistica. Inoltre, l'amministrazione comunale poteva tenere tranquillamente conto anche del parere sfavorevole già espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio lo scorso 30 luglio. Il TAR, inoltre, nelle motivazioni della sentenza, ha rilevato che la disciplina sul piano casa, nonostante le modifiche apportate dalla legge regionale della Campania numero 1/2012, non ha capacità derogatoria rispetto al PUT dell'area sorrentino-amalfitana in cui ricade la città di Cava dei Tirreni. Infine, il progetto presentato dalla Vismas per l'edificio dismesso situato nel cuore del centro storico non risulta soddisfare univocamente gli standard urbanistici. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli. Sì, era una situazione che destava qualche preoccupazione legata alla richiesta del soggetto privato di poter realizzare, dove attualmente c'è il Cinema Capitol, una struttura avveniristica di più piani, si parlava di una decina di piani, nel pieno centro storico della città. Qualora fosse passato un principio di questo genere, ebbene, le conseguenze per la nostra Cava dei Tirreni sarebbero state negative e quindi ero molto preoccupato. Fortunatamente il TAR ha compreso le ragioni del Comune di Cava dei Tirreni, fondato su un quadro normativo chiaro ed indiscutibile, e quindi si è sancito in maniera inequivocabile che lì, in quella struttura, non è possibile realizzare queste mega strutture avveniristiche e soprattutto, diciamo così, con un numero così elevato di piani e quindi un'altezza così considerevole. Ed anche in città, a Salerno come in provincia, i volontari dell'Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi Meloma sono in piazza con l'iniziativa Uova di Pasqua dell'AIL in programma da oggi e fino a domenica 7 aprile. Il tradizionale appuntamento ha permesso negli anni di raccogliere fondi destinati al sostegno di importanti progetti di ricerca ed assistenza ed ha contribuito a far conoscere i progressi della ricerca scientifica nel campo dei tumori del sangue. Nel 2019 è davvero un anno importante per l'AIL, che tra l'altro celebra i suoi primi 50 anni. Sentiamo. Mezzo secolo di ricerca contro malattie come leucemia, linfomi e mielomi. L'AIL compie 50 anni di attività e, come sempre nel periodo pasquale, è presente nelle principali piazze d'Italia. Anche a Salerno, così come in quasi 5.000 altre location in Italia, da oggi e fino a domenica prossima si svolgerà la 26esima edizione dell'iniziativa Uova di Pasqua AIL. Negli stand dell'associazione saranno offerte le uova di cioccolato a fronte di un contributo minimo associativo di 12 euro, il cui ricavato sarà destinato, come sempre, per sostenere la ricerca, per finanziare il gruppo Ginema, per cure domiciliari, per realizzare case alloggio nei pressi dei centri di terapia e per la costruzione di sale gioco e scuole in ospedale. Ne abbiamo parlato con Elvira Tulimieri della sezione AIL di Salerno, Marco Tulimieri. Quest'anno l'AIL nazionale compie 50 anni e lo slogan è mai più sogni spezzati. Siamo in piazza perché crediamo fortemente che mai più una vita possa essere spezzata per queste malattie, le leucemie, linfome e mieloma. Ringraziamo tutti i volontari che sono in tutte le piazze della provincia di Salerno e vi aspettiamo perché è un regalo solidale importante. Un uovo aiuta a migliorare la vita di chi sta combattendo una malattia complessa e difficile. Dove si possono trovare a Salerno? A Salerno siamo in tutte le piazze principali, nei quartieri principali, Mercatello, Passena, Torrione, sul Corso, Piazza San Francesco e negli ospedali. A Salerno siamo in tanti, ma in tutta la provincia siamo in tanti. Fino ad oggi è un'iniziativa, insomma, parlava dei 50 anni dell'AIL, un'iniziativa che si sta ripetendo nel corso degli anni, un'iniziativa che ha riscosso sempre un grosso consenso e grossi favori. Sì, noi ringraziamo tutti i cittadini salernitani che sono sempre molto vicini all'AIL Salerno, e l'AIL ha veramente portato avanti degli obiettivi importanti come quelli di sostenere le ematologie di Salerno e Pagani, che sono ormai dei centri di eccellenza dove ci si può curare al meglio, grazie anche alle borse di studio dell'AIL che ha sostenuto in questi anni.
Ed ora invece è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno giovedì 4 e sabato 6 aprile, appuntamento con il film di animazione in uscita nazionale della Walt Disney, Dumbo. Tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Torna la mostra della Minerva a Salerno dal 12 al 14 aprile alla Villa Comunale di Via Roma, piante rare quanto fa giardino. La mostra, la 19esima edizione organizzata dall'associazione Hortus Magnus, ospita vivaisti italiani e stranieri per la presentazione di collezioni di piante insolite, rare e curiose, sementi, bulbi, editoria specializzata, arredi da giardino, prodotti per la cura delle piante, cosmesi naturali e artigianato. L'apertura al pubblico venerdì 12 aprile alle ore 15, apertura sabato e domenica dalle 9 alle 20.30, l'ingresso è libero. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E parleremo di sport subito dopo la pubblicità, ma intanto guardiamo insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. A tra poco. In collaborazione con... Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E passiamo ora al basket, sperando di poter disporre degli statunitensi Goodwin e Thomas, anche nonché di Ammannato e Rossato. La Givova Scafati si prepara ad ospitare al Palamangano una delle più forti formazioni del girone ovest del campionato di Serie A2, la Zeus Energy Rieti. Al di là del valore dell'avversario di turno, per continuare a tenere accesa la fiammella dei playoff, gli uomini di Coach Lardo non possono permettersi passi falsi e devono far propria la posta in palio. Sentiamo. Beh, certo, sapevamo che questo era uno scontro diretto, la partita era importantissima, come detto, per la classifica. Ritornare sul fatto che eravamo veramente in grandissima emergenza, senza i nostri due americani, praticamente Rossato e Ammannato non hanno potuto giocare, era proibitivo questo impegno, però come è una bella sensazione aver visto che non abbiamo mai mollato, anche se il divario è stato 18 punti, però abbiamo dimostrato di essere una squadra e che non ci fermiamo davanti a nessuna avversità. Seriamente vogliamo giocarci le ultime chance per arrivare ai playoff. Fondamentale sarà recuperare qualcuno, ma ancora di più mantenere questo spirito di squadra che ci ha accompagnato soprattutto nel girone di ritorno, accarezzandoci anche l'idea di poter raggiungere un posto nei playoff. Sappiamo tutti che una squadra Rieti, che se all'inizio dell'anno poteva essere una sorpresa, adesso è una certezza. Si sta ancora giocando l'accesso diretto alla promozione, una squadra che gioca un basket molto essenziale, una squadra che su tutti i campi ha dato filo da torcere a tutti, e la sua in classifica noi la dobbiamo rispettare, ma nello stesso momento dobbiamo crederci, perché, ripeto, a parte che in casa nostra abbiamo sempre imposto il nostro gioco, ma contro di loro dovremo superarci
e soprattutto, come dicevo, recuperare energie e infortunati per presentarci al meglio. Certo, abbiamo ancora negli occhi e nel cuore il bel applauso che ci hanno tributato i nostri tifosi a fine della partita con Trapani. Questo deve essere un altro punto di partenza, proprio inutile che guardiamo la classifica, sappiamo che dobbiamo mettere punti e proprio iniziando da domenica, perciò ci aspettiamo effettivamente una bella spinta dal pubblico e anche la dimostrazione di star vicino a questi ragazzi che hanno dimostrato attaccamento alla maglia e che non mollano e che vorranno dare un'altra soddisfazione ai nostri tifosi. E al via la pool playoff del massimo campionato di pallamano femminile. La IOMI Salerno scenderà in campo tra le mura amiche della Palestra Palumbo domenica con inizio alle 17:15 contro Brixen. Il match sarà trasmesso in diretta su Sport Italia. Si parte con la IOMI Salerno che porta con sé un bonus di 10 punti avendo chiuso la regular season al primo posto. Oderzo che ha chiuso al secondo posto la stagione regolare partirà invece con un bonus di 8 punti. Terzo incomodo il Brixen, avversario nel primo turno delle campionesse d'Italia in carica, che partirà con un bonus di 6 punti. Casalgrande avrà un bonus di 4 punti, mentre Dossobuono inizierà la seconda fase con un bonus di 2 punti. Infine l'Ariosto Ferrara, che ha chiuso la stagione regolare al sesto posto, partirà con 0 punti in classifica. Per Coppola e compagni sarà importante partire bene e conquistare subito un successo pesante. E partita decisiva anche per la Todis Salerno 92, l'ultima di un campionato che ha riservato certamente più affanni che gioie. La compagine di patrona Angela Somma deve cercare di mantenere la Serie B. Per farlo è obbligata ad espugnare il campo della New Cup Marigliano nello scontro diretto di domani, sabato 6 aprile, che si disputerà alla palestra Liperti di Marigliano. Palla 2 alle ore 17 dirigeranno l'incontro gli arbitri Luca Leggero di Sant'Ammaro e Clemente Sant'Onastaso di Maddaloni. Il tecnico salernitano dovrà fare a meno delle infortunate Manolova e Giada Paradisi. Nella stagione regolare una vittoria per parte all'andata ebbero la meglio le marigianesi 67-55, mentre il ritorno a Matierno fu Salerno a vincere 47-44. La differenza canestri negli scontri diretti premia la New Cup, l'imperativo per la Todis è vincere senza se e senza ma. E con quest'ultima notizia di sport si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Arrivederci. Questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.